Buongiorno a tutti, ragazzi, come avrete letto dal titolo, questa è la mia prima collaborazione, in particolare collaborazione di skincare con questo marchio IMIM o IMIM, che avevo letto essere un brand emergente molto valido e avevo visto anche molte recensioni su, qui sul canale YouTube. Sul tubo e niente, mi hanno contattato. Praticamente hanno deciso di inviarmi questi due prodotti da testare e poi da recensire con una mia sincera opinione. Io mi sono data tempo 10-14 giorni, quindi 2 settimane, per testare questi prodotti e poi appunto vi darò la mia recensione. Sono due prodotti loro best seller che sono il siero occhi anti-età e la crema occhi sempre anti-età che appiattisce le rughe. Questi prodotti fanno proprio al caso mio perché ultimamente sono un po' fissata con le prime rughette e quindi non vedo l'ora di iniziare a provarli. Sono molto curiosa soprattutto del siero occhi perché sì, ho applicato, applico anche se non sempre, devo dire, la crema occhi, ma non ho mai provato un siero contorno occhi. Quindi qua dice di applicare mattina e sera su pelle pulita intorno all'area degli occhi con un piccolo massaggio fatto con le dita. Per un miglior risultato, appunto, usare sia il siero che la crema. Allora vi faccio vedere, vediamo insieme come sono. Io già lo so perché avevo visto altri video appunto su YouTube, non sapendo che poi questa azienda avrebbe collaborato anche con me. La boccetta è, non so come farvi sentire, di vetro, ecco, e questo è un punto a favore. Inoltre è anche oscurata, tutta nera, e quindi perfetta. In modo tale, diciamo, per garantire una vita più lunga al prodotto, anche se hanno un PAO di non metto a fuoco 24 mesi, quindi tantissimo. Infatti sono prodotti, apriamo anche la crema nel frattempo, sono prodotti molto grandi perché io onestamente non avevo mai visto una crema contorno occhi da 30 ml, mai. Infatti, però questi lo sono da 30 ml e non so se lo sapete, non mi ricordo dove l'ho letto o sentito. I prodotti per il contorno occhi possono essere anche usati per tutto il viso, però non viceversa. Quindi, siccome sono veramente tanto grandi, 30 ml, credo che li andrò anche un po' a usare per il viso. E abbiamo quindi il siero che viene con questo che l'ho aperto definitivamente oggi, con questa boccettina e eccolo così, con il contagocce anch'esso di vetro. Vediamo se fa qualche odore. No, no. Mi piace questa cosa che non c'è odore perché a volte magari hanno odori forti e le creme per il viso con odori forti non sono proprio il massimo. Per quanto riguarda la crema c'è un cappuccetto qua così e la classica pompettina che adesso useremo. Quindi niente, inizio oggi il mio primo test di questi prodotti che durerà appunto 10 giorni più o meno e poi vi darò, faremo un confronto prima e dopo e vi darò la mia più sincera recensione e opinione su questi due prodottini. Allora ci siamo, questo è il mio contorno occhi. Allora prendo
qualche goccia la metto sulla mano. Allora, la consistenza è liquida, vedete che scorre, però non come l'acqua, diciamo. Si è già asciugata, devo dire. Quindi passiamo con la crema. È bello fresco, una sensazione di freschezza in questo preciso momento. Ok, uno e due. La crema si è asciugata anche prima del siero. E questo è quanto. Ci vediamo domani mattina. Giorno 2. E siamo arrivati all'ultimo giorno di recensione dei prodotti IMIM, del siero e della crema, che ripeto mi sono stati inviati gratuitamente dall'azienda per provarli e poi fare un video con la mia più sincera opinione. Allora, devo dire che in 10 giorni il mio contorno occhi, come avete visto nell'ultima clip, è molto più idratato, non secco e soprattutto elastico, e cioè, sappiamo che l'elasticità previene la formazione di rughe. Ovviamente le rughette che avevo ci sono ancora, non mi aspettavo che andassero via, però appunto mi aspettavo una forte idratazione ed elasticità grazie agli ingredienti contenuti qui dentro. E niente, io come vedete ho già eliminato le scatole perché sono entrati nella mia skincare routine quotidiana. Li metto mattina e sera, quindi ogni volta aprire la scatolina no, quindi ormai sono così. E mi stanno piacendo tantissimo e quindi continuerò ad usarli, anche perché come avete visto io ho una pelle molto delicata, con macchie, rossori, e questi non mi hanno dato nessun tipo di problema, cosa che alcuni prodotti fanno, e quindi io non li mollerò più per il momento. Ringrazio ancora Nora dello staff, del team di IMIM, e vi lascio un codice sconto del 20% che mi hanno lasciato, ve lo metto giù nel primo commento o nel box informazioni. E niente, fatemi sapere se anche voi proverete questi prodotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.